Buonasera a tutti, chiedo di prendere posto, grazie. Benvenuti a questo secondo appuntamento di celebrazione del giorno del ricordo. Ieri ci sono tenute le cerimonie istituzionali, oggi abbiamo l'onore di avere qui in aula consigliare Staffan de Mistura per una lectio magistralis sul tema appunto del giorno del ricordo. Lascio la parola al Presidente del Consiglio Comunale Ferruccio Rota per il suo benvenuto. Grazie. Gentilissime signore, egregi signori, autorità, carissime ragazze e carissimi ragazzi, sono lieto di essere qui oggi con voi e desidero ringraziare di cuore l'ambasciatore Staffan de Mistura e la Presidente Associazione Venezia Giulia Dalmazia di Bergamo, Maria Elena De Petroni, per averci onorato della loro preziosa presenza e aver voluto condividere questo momento di riflessione con tutti noi. A 16 anni dalla promulgazione della legge 30 marzo 2004 del Parlamento italiano che istituiva il giorno del ricordo, è giusto continuare a diffondere la conoscenza degli eventi che segnarono il confine orientale tra la Seconda Guerra Mondiale e i periodi successivi, provocando gravi sofferenze e lutti a migliaia di persone. In cima all'Adriatico si sono unite la folle propensione nazifascista allo sterminio e le altrettanti folli pratiche di oppressione e morte del regime comunista. Simboleggiate queste atroci follie dalla risiera di San Sabba e le profondità delle foibe. Abbiamo da poco fatto memoria delle atrocità del nazismo e vogliamo oggi ricordare le altrettante atrocità che il Movimento di Liberazione Jugoslavo correntemente applicava nella lotta senza quartiere contro i residenti di quei territori. A cadere vittima della repressione, infatti, non sono stati soltanto collaboratori dei nazisti e fascisti veri e presunti, responsabili o meno di precedenti angherie nei confronti degli slavi, uomini delle istituzioni e rappresentanti a vario titolo del potere italiano, militari e membri delle forze di polizia, ma anche semplici cittadini dai sentimenti patriottici e sloveni anticomunisti, come pure antifascisti e resistenti che si battevano per la conservazione della sovranità italiana sulla regione. Tutti accomunati nella categoria di nemici del popolo, dai quali la nuova società doveva venire epurata. Celebrare il giorno del ricordo in memoria delle migliaia di persone torturate, assassinate e gettate nelle foibe dalle milizie jugoslave di Tito alla fine della Seconda Guerra Mondiale, in memoria degli italiani costretti all'esodo dalle ex province italiane della Venezia Giulia, dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, è assolutamente doveroso, giusto e necessario. Dobbiamo continuare a diffondere una memoria che ha rischiato di essere cancellata, affinché venga trasmessa alle generazioni più giovani, per non dimenticare che il Novecento in Europa si intrecciarono cultura e barbarie, e per consolidare i principi di civiltà, di pace, di libertà, di tolleranza e di solidarietà di questa Europa che stiamo faticosamente costruendo. Europa dei popoli quanto mai necessaria per garantire una convivenza nella concordia e nella pace, che è anche, ma non solo, assenza di guerra. Dobbiamo ricordare l'imperdonabile orrore contro l'umanità costituito dalle foibe e ugualmente l'odissea dell'esodo di 250.000 italiani, del dolore e della fatica che costò a fiumani, istriani e dalmati ricostruirsi una vita nell'Italia tornata libera e indipendente, ma umiliata e mutilata nella sua regione orientale. E deve esserci di monito
che fu proprio la piaga dei nazionalismi, della gretta visione particolare, del disprezzo dell'altro, della critica esaltazione della propria identità etnica o storica, a far precipitare il nostro continente nella barbarie della guerra. Dobbiamo dunque lavorare insieme affinché le ragioni dell'unità prevalgano su quelle della discordia, affinché il dialogo prevalga sul pregiudizio, perché si contribuisca a costruire un tessuto sociale, plurale e multiculturale. Nulla di tutto quello che è stato costruito, la pace, la democrazia, può essere considerato acquisito per sempre, ma richiede un lento, faticoso ma appassionante cammino comune. Chiudo con una significativa frase che il presidente Sergio Mattarella ha pronunciato in questi giorni. Oggi il vero avversario da battere, più forte e più insidioso, è quello dell'indifferenza, del disinteresse, della noncuranza, che si nutrono spesso della mancata conoscenza della storia e dei suoi eventi. Questi ci insegnano che l'odio, la vendetta, la discriminazione, a qualunque titolo esercitati, germinano solo odio, altro odio e violenza. Grazie. Lasciamo ora la parola al sindaco di Bergamo, Giorgio Gori. Buongiorno a tutti, saluto alle autorità numerose, al signor prefetto innanzitutto, ai consiglieri comunali, ai tanti cittadini che hanno voluto essere qui e passatemi un saluto particolare ai ragazzi che vedo numerosi in questa sala. Il presidente del consiglio comunale ha già affrontato il tema della giornata del ricordo. A me il compito di introdurre, ai pochi che già non lo conoscono bene, il nostro ospite di oggi, cioè Stefano Di Mistura. Stefano Di Mistura è stato probabilmente il più importante diplomatico italiano degli ultimi decenni. È nato a Stoccolma nel 1947 da madre svedese e padre italiano, ma solo dal 1999 ha la cittadinanza italiana, conferitagli per i meriti acquisiti nella sua professione. La sua carriera, durata 47 anni, se ho fatto bene i conti, ho fatto delle somme, si è svolta in varie agenzie dell'ONU. Il suo lavoro lo ha portato in molti dei luoghi più problematici e instabili del mondo, dall'Afghanistan alla Somalia, dal Libano a Ruanda, dall'ex Jugoslavia alla Somalia e al Sudan. Nel settembre del 2007 è stato nominato da segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon suo rappresentante speciale per l'Iraq. Nel 2009 è diventato vice direttore esecutivo per le relazioni esterne del Programma Alimentare Mondiale a Roma. Nel 2010 è stato designato come rappresentante speciale in Afghanistan. È stato sottosegretario e viceministro agli esteri del governo Monti e inviato speciale presso il governo indiano per decisione del governo Letta nel 2013, all'epoca del caso dei Marò. Nel 2014, a luglio, quando già pensava di ritirarsi dall'attività diplomatica e da poco era diventato direttore di Villa San Michele, una fondazione svedese a Capri, ha ricevuto una nuova, direi l'ennesima, telefonata del segretario generale Ban Ki-moon ed ha accettato di fare per 4 anni, fino al novembre del 2018, l'inviato speciale dell'ONU in Siria, ossia quello che il Guardian ha definito il mestiere più difficile del mondo. È stato quindi per tutta la vita un uomo di pace dedito alla causa dei rifugiati. È dotato di molta creatività e senso pratico. Nel 1989 convinse una compagnia aerea di linea sovietica a portare del cibo a Kabul, in Afghanistan, dove le truppe sovietiche si stavano ritirando e la popolazione soffriva di grave malnutrizione. Sempre negli anni Ottanta elaborò un piano originale per distribuire i vaccini in Sudan, dove c'erano pochissime pompe di benzina e per muoversi bisognava attraversare vaste zone desertiche. Decise allora di usare dei cammelli, sulla cui gobba furono installati dei piccoli pannelli solari, spero sia vero questo che ho letto, che permettevano ai contenitori con dentro i vaccini di rimanere freddi. E per evitare che i predoni rubassero i cammelli dell'ONU, ne fece dipingere le gobbe di blu.
così che gli elicotteri delle Nazioni Unite che sorvolavano la zona potessero facilmente identificarli. Nel 1992, durante l'assedio di Sarajevo da parte delle truppe serbe, si dice che non abbia esitato a utilizzare trafficanti e contrabbandieri per portare dentro la città cibo e coperte necessari alla popolazione per superare l'inverno. Questo è dunque Staffan de Mistura, un uomo che parla 7 lingue e che ha attraversato la storia, ho scritto con la S maiuscola, degli ultimi decenni. Staffan non è però qui oggi per parlare della sua carriera diplomatica, o non solo, ma perché suo padre era originario di una famiglia nobile di Sebenico, in Dalmazia, Sebenico, l'odierna città croata di Sebenik. E qui dunque, grazie a molte fedi sotto lo stesso cielo, che ringrazio, per parlarci del giorno del ricordo e della tragica vicenda di cui questa giornata, istituita nel 2004, rinnova ogni anno la memoria. Una vicenda che conosce bene perché ha direttamente riguardato la sua famiglia. Prima di ascoltarlo do la parola a Maria Elena De Petroni, che come sapete presiede il Comitato di Bergamo dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, dal 2018 medaglia d'oro della città di Bergamo. Grazie. Granata. Egregi signor Sindaco e Presidente del Consiglio Comunale, gentili autorità civili, militari e religiose qui convenute, gentilissima Assessore all'Educazione, alla Cittadinanza e alla Pace, cari ragazzi, cari colleghi, cari amici esuli. Ringrazio tutti per la colorosa partecipazione all'odierna celebrazione del giorno del ricordo. In particolare rivolgo un saluto riconoscente all'organizzazione di Molte Fedi sotto lo stesso cielo e a Daniele Rocchetti, con cui abbiamo condiviso questa emozionante giornata. Gli esuli di Bergamo danno un benvenuto commosso a Staffan de Mistura, ringraziandolo per la sua disponibilità umana e professionale. Ci siamo rincontrati recentemente a Senigallia, nella splendida cornice dell'ultimo raduno degli esuli dalla Dalmazia, ed è stato straordinario, come sempre, ascoltare la testimonianza di un figlio di esule che ha dedicato la sua vita, come già diceva il sindaco, ai rifugiati. Il mio intervento introduttivo sarà dunque brevissimo, per dare il giusto spazio all'unicità delle sue parole che siamo onorati di poter ascoltare. In queste ore si sente spesso parlare della nostra memoria, della memoria di noi come un patrimonio non ancora condiviso, anzi addirittura per certi versi divisivo. Quello che sento nel cuore di raccontare qui, in questa sala consiliare, nella speranza di non far trasparire troppo la mia commozione, quello che sento nel cuore di raccontare a lei, a te, costruttore di pace e facilitatore di speranza, è che nella città di Bergamo il ricordo delle nostre sofferenze non solo non è stato divisivo, non ha eretto muri, non ha eretto barriere, non solo non ha rinvigorito la voce di chi coltiva rancore o si nutre, come diceva il Presidente della Repubblica, di indifferenza. La cosa straordinaria è che nella città di Bergamo il ricordo delle nostre sofferenze, grazie alla lungimiranza delle amministrazioni che si sono succedute, il sindaco Bruni, il sindaco Tentorio e ora il sindaco Gori. E ho voluto citarli tutti proprio per dire che abbiamo attraversato bipartisan le amministrazioni e che per il ricordo il colore o la parte non conta. Poi abbiamo la collaborazione straordinaria della prefettura di Bergamo, che oggi qui ci onora della sua presenza, ma che negli anni ci ha dato la possibilità di aprire quelle cartelle che erano negli archivi e che raccontano la storia
del nostro arrivo, della nostra opzione, di noi con la tessera di profughi, insomma, dei nostri genitori. E poi ci sono le scuole, il lavoro straordinario, non mio, dei miei colleghi, che vedo qui con grande orgoglio e fierezza, non solo della mia scuola, ma di altre scuole, che hanno coltivato negli anni, anche in collaborazione con il grande lavoro che sta facendo il Ministero della Pubblica Istruzione a Roma. E tutta questa sinergia, appunto, non solo non ha erette o muri, ma ha, e sottolineo queste parole, seminato un lievito benefico nella società. Non è retorica. Durante tutto l'anno, per testimoniare civiltà, i nostri volontari, io li chiamo affettuosamente i volontari giuliani, rispondendo all'urgenza di affermare un ideale, raccontando la nostra storia, trasferiscono in questo modo i nostri valori umani. E così operando viene ricomposta giorno dopo giorno la frattura di un popolo che in stragrande maggioranza fu costretta all'esodo e che in minima parte rimase in Istria, nel Quarnaro e in Dalmazia. È un impegno teso a costruire un'etica di pace e di verità. A dicembre 2018 all'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, il Comitato di Bergamo, è stato conferito dal sindaco Gori e dalla sua amministrazione, vedete le immagini, la medaglia d'oro e la pubblica civica benemerenza. Io non posso spiegare a parole quello che ciò rappresenta e ha rappresentato e rappresenta per noi, ma sono convinta che lei possa comprendere la fierezza con cui noi quella medaglia l'esibiamo. I due lati di questa onorificenza sono entrambi belli. Sono il significante, la medaglia in sé, che resta come segno tangibile in perituro, e il suo significato, il nucleo di valori che racchiude, che fonde in un unicum il popolo dell'Esodo e la comunità di Bergamo, che ha rispettato il nostro dolore e le nostre sofferenze. È un valore inestimabile che ci rappresenta tutti e che vorremmo sentisse anche suo, come testimone della nostra drammatica storia. Dentro c'è tutto e non occorre aggiungere altro. Soprattutto c'è un quid di irrinunciabile, il rispetto della dignità umana e del suo dolore. È una bellissima pagina di costruzione etica e civile che desideriamo tutti qui oggi dedicare anche lei, che ogni giorno si batte per il valore di ogni singola vita umana. Lo racconti in giro che non è poi così difficile costruire una società civile, di pace e di rispetto della dignità. Lasciamo quindi ora la parola a Staffan de Mistura per la sua Lectio Magistralis, il giorno del ricordo, che ci offrirà un approfondimento sul tema appunto del giorno del ricordo e questa pagina dolorosa della nostra storia, anche alla luce dell'esperienza personale di figlio di esule dalmata. Grazie, signor Presidente, caro signor Sindaco, cara Presidente, autorità, amici, giuliani, come diceva, cittadini di Bergamo. È la seconda volta che vengo per un evento di questo tipo, è la seconda volta in più che sono venuto anche per molte fedi. Evidentemente Bergamo ha un significato speciale per me e l'ho notato con quanta visione e interesse la cittadinanza ha accolto delle idee e delle iniziative come queste. E questo
Ritengo che fa onore a una città nobile come Bergamo. Guardavo l'altro giorno il mio albero genealogico, che ho ereditato mio padre da mio nonno, e vedevo a un certo momento, e devo verificare meglio, che qualcuno della mia famiglia era partita da Bergamo. Quindi per andare in Dalmazia, appunto. Allora era la Serenissima e quindi tutto era un territorio simile. Il mio contributo oggi non è una lezione magistrale, sarebbe pretenzioso, ma il contributo a questo momento viene certamente dalla mia esperienza pratica e quindi vorrei collegarlo con questo. Io sono nato nel 1947. 1947, cioè 73 anni fa, era anche quello l'anno dell'accordo della Conferenza di Parigi. Una conferenza che ha marcato per sempre, da allora, un cambiamento di territorio e anche di più da parte dell'Italia nei confronti di chi aveva vinto la Seconda Guerra Mondiale. Fu anche quel periodo, un periodo in cui abbiamo visto quello che è sentito dopo, forse troppo dopo, gli orrori di quello che sono state le conseguenze della prima pulizia etnica del dopoguerra, che ha toccato proprio gli italiani. La comunità italiana in questa regione, che era una regione in cui da secoli si trovavano e avevano tutti radicato le proprie speranze e la propria vita. Nel giro di non molto tempo, probabilmente 350.000 dei nostri italiani di quelle regioni sono dovuti andare via, molti sono morti, lo sapete dove. Ebbene, nel 2004, l'avete sentito, è stata stabilita per la prima volta finalmente la giornata del ricordo, cosa giusta e doverosa. E mi sono domandato il significato di quello che è la parola ricordo. Ebbene, ed è lì dove, cari amici, in fondo la vita, la storia ed personale e la storia si mescolano in maniere a volte impreviste. Pensate che il figlio di un dalmata di Sebenico, che era andato come rifugiato politico in Svezia e quindi apolide, sposato con una signora svedese che aveva avuto due figli, me e mio fratello Pietro, e che erano allora svedesi e poi sono tornato finalmente ad essere anche come volevo italiano, viste le mie origini e tutto il resto della mia storia personale, paradossalmente a un certo momento, la storia è fatta di strani giri, viene incaricato dall'ONU di occuparsi di rompere o di comunque interferire o di aiutare l'assedio di una città bosniaca, Sarajevo, una città che veniva assediata da parte delle milizie di allora di Milosevic, di Karadžić e di altri, e che era un assedio lungo, parliamo del 92-93 fino al 96, un assedio crudele, un assedio in cui c'era di fatto un nuovo tentativo, guarda caso nella storia, di pulizia etnica invece tra di loro, tra bosniaci, croati e serbi. L'assedio fu crudelissimo perché tutte le truppe avevano circondato la città e la città veniva in più aiutata semplicemente da voli militari delle Nazioni Unite all'aeroporto. Fu allora che trovai particolarmente, l'ONU non sapeva le mie origini dalmate, forse non mi avrebbe mandato, sapeva la mia nazionalità svedese, poi italiana, e quindi riteneva, sulla base della mia esperienza di troubleshooter, cioè di pompiere internazionale, di poter in qualche maniera intervenire in quello che allora appariva veramente una missione impossibile, perché l'assedio continuava e continuava e continuava. E non dimenticate, un assedio in un territorio freddo, glaciale, l'inverno. E fu lì che ebbi l'idea di lanciare una operazione chiamata Operazione Winter Relief.
segreto in alcuni dei conflitti e di, quando le due parti sono crudelmente divise, e di cercare di trovare un nemico comune e quindi in qualche maniera coalizzare tutti almeno per un momento sul nemico comune. Qual era il nemico comune? L'inverno. Faceva un freddo cane e la gente moriva indirettamente, soprattutto i bambini, a causa di polmoniti che prendevano perché le finestre erano tutte rotte, sia dalla parte di chi assediava, perché arrivavano comunque dei colpi, sia soprattutto a Sarajevo, ed era freddo. Le Olimpiadi di Pale, Olimpiadi di sci, erano venute lì non per caso. Quindi l'idea, io pensavo geniale, ma insomma era un'idea originale, e la componente italico-dalmata forse che mi aiuta ad avere queste idee di creatività positiva, se volete, era: controlliamo il vero nemico, l'inverno, i cecchini uccidono 10-20 persone alla settimana, l'inverno sta uccidendo centinaia indirettamente con questi conflitti, a parte la sofferenza. Quindi feci con l'UNICEF una colletta, un appello internazionale, e l'appello internazionale era: dateci i soldi per comprare coperte e poi le porteremo agli uni e agli altri. Tutti hanno dei bambini, tutti hanno qualcuno che può soffrire di questo. L'Italia, in particolare il nord, in quell'epoca, proprio perché sapeva cos'era il freddo, e quindi sono sicuro anche questa città, contribuì molto generosamente. In poche settimane avevamo, sono due settimane e mezzo, raccolto 73.000 coperte in tutta Europa. Il segreto era adesso di preparare un convoglio che li portasse lungo tutta la strada fino a Sarajevo e distribuirle agli uni e agli altri. Vorrei mostrare la prima foto, se posso. Guarda che la vedi qui. Ah, ecco. Sono io, sì, e ovviamente era, diciamo, una missione non facile, perché avevamo, nonostante aver preparato tutto, avevamo i cecchini da una parte soprattutto che non avevano piacere di vedere questo, da cui portavo il corpetto antiproiettile, avevo il megafono col quale guidavo i 37 camion che avevamo nel convoglio. Seconda foto, per favore. Ecco il nostro convoglio. Terza foto. Ero nel primo camion, perché il segreto in questi casi riprende la responsabilità quando c'erano i posti di blocco. Non è l'autista che deve affrontarlo, ma chi guida tutto il convoglio. Ed erano continui, duri, difficili, però li passammo tutti. Avevamo pensato a tutto, avevamo persino preparato che ci fosse un appello da parte delle tre capi religiosi, che i quali potessero dire: 4 giorni non si colpisce, non si spara, si permette al convoglio di partire. Un appello con Audrey Hepburn, questa attrice meravigliosa che era l'ambasciatrice dell'UNICEF, che fece un appello in vari dialetti, perché la lingua è la stessa, serbo-croata, però con i vari dialetti di Sarajevo, quello di Pale, quello, insomma, come avverrebbe anche in Italia, vari dialetti, affinché ciascuno sentisse che il messaggio era per loro. Tutto era preparato, il convoglio va avanti, superiamo vari posti di blocco, fino a quando? A Pale, proprio sopra Sarajevo, laggiù, vengo bloccato da 300-400 donne. Donne che avevano fatto un posto di blocco, erano donne serbe, le quali si erano messe davanti ai camion e mi impedivano di partire. Ovvio che l'UNICEF non avrebbe mai scavalcato o affrontato un gruppo di donne che erano lì ferme, immobili, dicendo: di qui voi non passerete. Scesi giù con gli interpreti, dissi: ma perché non potete lasciarci passare? Noi abbiamo coperte per voi, per i vostri bambini, fa freddo qui anche, anzi fa forse più freddo a Pale. E poi anche agli altri, hanno tutti i bambini, in fondo almeno non hanno nulla a che fare. Mi ricordo la leader di questo gruppo di donne,
che evidentemente era spinta da uomini, disse con un occhio duro: noi preferiamo che i nostri bambini muoiano di freddo purché quelli laggiù possano in qualche maniera anche morire di freddo. Mi trovai in poche parole di fronte a una di quelle situazioni in cui l'odio è talmente cieco che la negoziazione non porta da nessuna parte. E come il sindaco ha giustamente fatto un po' di riferimento, pensai che era finita e poi cominciai a pensare e a informarmi e scoprì che c'era una categoria di persone lì a Pale e nei dintorni che era disoccupata. Erano i contrabbandieri di sigarette e di alcol. Erano disoccupati perché non avevano, a causa della situazione militare e di altre circostanze, cioè gli impedimenti che da una parte all'altra, di fare il loro lavoro. Li convocai ed nel ristorante di Pale e dissi con interpreti: sentite signori, io non so se voi avete mai fatto qualcosa di veramente utile nella vostra vita, posso comunque dirvi che avete l'occasione di essere per 2 giorni consulenti dell'ONU. Io vi darò un certificato, siete finalmente consulenti dell'ONU, lo metterete dove volete nel vostro, vi pagherò come se portate sigarette o alcolici, metà prima, chiaro, siamo gentili ma non stupidi, e metà all'arrivo. Trovate voi il sistema. Mi guardarono, si consultarono e avevano vari sentieri sui quali erano abituati a farlo. Quindi il blocco rimase lì fermo, io distribuì le coperte alla popolazione locale che aveva diritto nonostante la durezza della loro posizione e le altre arrivarono a Sarajevo. Questo episodio che cosa mi dice? Ci dice. Primo, che ci sono momenti in cui l'odio diventa accecante, in cui non c'è nulla con cui si può discutere e questo non è un motivo per rinunciare. E questo vale per tanti di noi e di voi giovani che vorrete occuparvi di aiuti umanitari. Ci saranno momenti in cui penserete che non c'è niente da fare. No, in ogni crisi c'è un'opportunità e se non c'è la creiamo o cerchiamo di inventarcela. Ma la seconda, che è il messaggio più forte per oggi, per noi tutti, è la parola ricordo. Ricordo non è vendetta, non è punizione, è ricordo, è il non dimenticare, è il ricordare quel momento triste per noi, orribile per tanti dei nostri, che non va dimenticato. Perché? Ma perché quel ricordo e anche a nome degli altri. Pensate bene, quella popolazione nella quale il destino, stranamente, ha un dalmata giuliano italiano che si è occupato di salvare le vite e rischiare la pelle insieme ai miei colleghi per portare le coperte, era paradossalmente basata sul fatto che quello che è avvenuto a noi stava avvenendo a voi. La stessa pulizia etnica, c'era un tentativo sul posto. Quindi il nostro ricordo non è un atto di arroganza, è un atto anzi di ricordare a noi tutti e a tutti gli altri che dimenticare non si può. Grazie. Ringraziamo sentitamente il dottor De Mistura per queste parole così ricche di ricordi. E prima di salutarvi,
Volevo appunto ringraziare anche tutti gli alunni del liceo scientifico Mascheroni, quelli dell'Istituto Pesenti, quelli del liceo artistico Giacomo Pio Manzù, accompagnati dalla professoressa Mocibob, che racconteranno brevemente poi al dottor De Mistura il progetto grafico che abbiamo esposto qui all'ingresso dell'aula consigliare con i suoi alunni appunto di quarta M. E un ringraziamento davvero speciale alla signora Colombelli, che ha raccontato tutto quello che ci siamo detti questa sera ai nostri amici con la traduzione con la lingua dei segni. Grazie a tutti di essere intervenuti. Buona serata.